E benvenuti nella libreria San Paolo di Via della Conciliazione, che ha il piacere di presentare il nuovo libro di Susanna Bo. Vengo con te e come relatrice di eccezione abbiamo colei che ha fatto la prefazione al libro, che è Costanza Miriano, che penso oltre che giornalista anche amica di Susanna, mi sembra di aver capito. Quindi, è un libro, un romanzo, una storia d'amore come c'è scritto, come ha scritto anche Costanza nella prefazione. E, diciamo, io l'ho letto e quello che posso dire è che, arrivati alla fine, dove tutto sembra in una situazione normale, dove persone che non hanno fede sembrerebbe la fine, per chi ha fede invece è un nuovo inizio. E questo mi sembra che di aver capito leggendo il libro. Che dire, quando sono due donne che sono pronte a parlare, un maschio deve fare una cosa sola, sparire e lasciar parlare voi. Quindi buon ascolto a tutti quanti e grazie a Susanna che è collegata da casa sua, a Sesto Levante e Costanza che è venuta qui in libreria con noi. Ok, allora intanto io sono un po' cieca, quindi vedo Susanna piccolissima, non ho potuto verificare se c'era messa in piega. Sì, ha Ce l'ho. retto. Okay. No, come ho scritto nella prefazione, a parte che io dico sempre smetto quando voglio, basta, non scrivo più niente, non faccio prefazione, poi invece ho cominciato a leggere il libro di Susanna e non riuscivo a smettere perché è veramente una storia bellissima. È da ieri sera che cerco di trovare un modo per raccontarla senza rovinarvela. Quindi non vorrei appunto raccontare la storia, ma vorrei partire chiedendo a Susanna qual è secondo te l'errore più grande che si fa, se c'è questo errore, nel raccontare le storie d'amore secondo il mondo, no? Cioè, il nostro comune amico Don Fabio Rosini dice che il romanticismo per le donne è come la pornografia per gli uomini, cioè la ricerca di una soddisfazione quasi narcisistica, no? Di non entrare in relazione, di soddisfare questo desiderio di emozione continua. Cosa che in una vita matrimoniale non è sempre facilissimo mantenere. E invece questa storia ci dimostra il contrario. Ecco. Come si fa? Qual è il segreto per vivere l'amore in questo modo diverso e anche per raccontarlo? Ma io penso che, almeno questa è l'esperienza che ho fatto con gli altri due libri, che tra l'altro erano autobiografici perché ho iniziato a scrivere parlando di me, della mia storia. Io penso che non ci sono ricette o segreti. La mia esperienza è che l'amore è sempre una relazione. Sì, fra due persone, ma poi in mezzo ci deve essere anche un altro, che è un altro con la maiuscola, è un altro che tiene insieme due persone quando quelli che sono i sentimenti, che sono una cosa bellissima e non sono da disprezzare, però si vanno esaurendo. La mia esperienza nel raccontare le storie d'amore e nell'aver vissuto per adesso l'amore, appunto, è proprio questo, che a un certo punto, quando i sentimenti umanamente si esauriscono, c'è bisogno di quest'altro che è Dio. E solo lui dà proprio il cemento alle relazioni. Ecco un po' questo, ecco. Ci puoi spiegare? Io quando vado in giro a parlare, insomma, alle coppie, faccio l'esempio, spero che mio marito non stia sentendo, perché faccio sempre quello, tipo, che ci sono dei momenti in cui tu raccogli un calzino in più che non ti compete, no? E mio marito ne fa migliaia di cose in più che non gli competono, però
uno nota le proprie, ovviamente, e c'è sempre un momento o più di un momento nella storia in cui ci sembra di fare un passo più di quello che sarebbe, tra virgolette, giusto, no? Perché le relazioni non sono mai giuste, sono sempre uno squilibrio continuo da una parte e dall'altra. E ecco, secondo te è così? È vero? Ti risulta che ci sono dei momenti in cui devi amare oltre quello che magari hai ricevuto, oltre quello che è umanamente giusto, cioè si entra in una dinamica nella coppia, in cui non si fanno, non si dovrebbero fare, o comunque la grazia ci permette di non fare questo tipo di conti, cioè tocca a me, tocca a te, ma si entra in una dinamica diversa. Beh, certo, io tanto penso che come tante altre persone che vivono in una relazione di coppia, sperimento anch'io nella mia vita che c'è sempre uno squilibrio. Io devo dire che al momento sono stata così fortunata che lo squilibrio è sempre a mio favore, nel senso che se dovessi pareggiare quello che a volte mio marito fa per me, penso che, non lo so. Però, ecco, quello che sperimentano anche i due protagonisti del libro, è questo, cioè che sempre nella relazione c'è un momento in cui ci si rende conto, come anche dice il protagonista maschile verso la fine del libro, magari che si è preso tanto e si è dato poco. Che si è buttato un po' dalla finestra quello che era il tesoro dell'amore che l'altra persona aveva per noi. Però l'esperienza che fanno questo entrambi i protagonisti del libro è che veramente c'è un amore che non si esaurisce ed è quello stesso amore che verso la metà del libro li spinge a fare anche la scelta radicale della vita poi missionaria, perché questo è sicuramente un romanzo che racconta una storia di una coppia, una storia d'amore, però è partito dall'idea di una storia vera, appunto raccontare una scelta di vita controcorrente, sicuramente, che fanno queste due persone nel 2008 di diventare missionari. Missionari laici perché erano già sposati e con dei figli, però missionari, e quindi già questo credo che sia un esempio di come i protagonisti della storia mettono la loro vita, mettono nella loro vita quell'amore che non viene solo dal sentimento, ecco, perché difficile mettersi in gioco cambiando completamente non solo paese, nazione, ma addirittura continente. È difficile mettersi in gioco se non hai provato nella tua vita quell'amore lì che ti può saziare al di là delle attese che tu hai, ecco. Io non sapevo se volessi generare o raccontare questa, quanto volessi raccontare della storia, perché avevo promesso che ci saremmo messi d'accordo, invece poi alla fine abbiamo parlato di altro. Quindi, visto che qualcosa si può accennare, mi è piaciuto molto anche il fatto che Barbara, chiami così la protagonista, ma non è il suo vero nome, non ha una storia di quelle che noi immaginiamo, insomma, perfette dall'inizio, da subito. Ma ne racconti senza, insomma, così, senza ipocrisie, anche all'inizio non è proprio la classica brava ragazza che tu immagini, madre di famiglia numerosa che va in missione, no? Quindi c'è speranza per tutti, cioè, si può fa possiamo fare tutti questo incontro, anche noi normali, diciamo. Guarda, sì. Io tanto approfitto appunto che mi hai chiesto questa cosa per raccontare un po' l'idea di come è nato questo libro, no? Perché questo libro racconta la storia di due miei carissimi amici che io conosco veramente da più di 20 anni. Questi miei amici nel 2008 appunto sono partiti missionari e si trovano tuttora nell'isola di Taiwan. E
Io ho sempre avuto nei confronti di queste persone una sacra reverenza, ma quando è nata l'idea, un giorno scrivendoci una mail, di raccontare la loro storia, ho capito che il loro intento era smontare questa sorta di sentimento reverenziale, perché è proprio vero che chi fa una scelta del genere non è che è più santo di un altro, o più pazzo, o più folle. Semplicemente è qualcuno che ha detto di sì. E a me interessava scandagliare questo aspetto, cioè che cosa può succedere nella vita di una persona quando si dice di sì a una chiamata, no? Che nel loro caso è stata l'isola di Taiwan, e nel caso di Costanza può essere stato scrivere un libro per convincere un'amica a sposarsi. O nel mio caso è stato scrivere il mio primo libro per raccontare alle mie bambine della vita del loro papà, che non c'era più. A me interessava questo, raccontare che cosa può succedere nella vita di due persone quando si dice di sì, e anche smontare, se vogliamo, un pochettino quell'idea di santino che può circondare due figure come quelle di due missionari che partono lasciando tutto, lasciando un lavoro molto remunerativo, un paese bello come l'Italia, e poi io sono ligure, una terra bella come la Liguria, appunto, e come tu dicevi, partendo da una storia che sa tutto meno che di acqua santiera, perché la mia amica, che poi nel libro chiamato Barbara e che ha voluto raccontare anche la sua storia di prima di diventare, ecco, cristiana, eccetera, era tutt'altro che un topo di sacrestia. E questo credo che ci incoraggi tutti, nel senso che non è che santi si nasce. Ecco, il sottotitolo del libro che ci hanno lasciato una vita perfetta, ne hanno trovata una felice. Spesso noi abbiamo l'idea che se tutto ci va bene, se le cose si incastrano nel modo giusto, siamo felici. E invece poi si scopre che c'è sempre qualcosa che manca, anche quando tutto va nel migliore dei modi, no? E che cosa vuol dire invece una vita felice? Come ci si rende disponibili a riconoscerla? Guarda, io devo dire, ti rispondo così, io devo dire che quello che mi ha fatto trovare la chiave per scrivere questo libro, perché un conto è dire, ah, che bella storia, proviamo a raccontarla, un conto è trovare la chiave per raccontarla, no? Credo che non è che uno possa mettersi a raccontare una storia senza un fine, senza sapere che cosa si vuole comunicare. Io ho trovato la chiave sentendo una volta un'intervista al caro Don Fabio Rosini, che già abbiamo citato. Era andato in un programma televisivo dove poi alla fine bisogna citare una canzone che ci piace. E Don Fabio aveva citato la canzone di Niccolò Fabi, Vince chi molla. E questa canzone, diceva Don Fabio, contiene un concetto molto interessante, cioè che la salvezza non si controlla. E quando io ho sentito questa intervista, ho detto, ecco, ho trovato la chiave di lettura per scrivere questo libro. Perché ho citato questo? Perché, appunto, quello che tu dicevi prima è che proprio la chiave della felicità è questo vince chi molla, cioè sapere che tu non puoi controllare tutto. Noi donne, tu Costanza l'hai scritto spesso nei tuoi libri, siamo maniache del controllo. Ma la verità è che questo è quello che ci rende profondamente infelici e schiave, perché ammesso e non concesso che uno per tutta la sua vita riesca a controllare gli eventi,
c'è sempre un momento in cui tu, quello che ti sta intorno o quello che ti trovi dentro al cuore non lo controlli più. E questo vince chi molla, secondo me, è quello che sperimentano molto anche i protagonisti del libro, soprattutto alla fine. Cioè, quando loro scoprono che in fondo anche la chiamata che hanno ricevuto non era tanto la chiamata a evangelizzare la Cina o l'isola di Taiwan, ma era la chiamata a mollare questa illusione, poi, perché è un'illusione del controllo, cioè a mettersi veramente nelle mani di un altro, ad affidarsi. Io veramente devo dire ringrazio pubblicamente Don Fabio per avermi fatto conoscere questa canzone quando ho sentito questa intervista, tanto perché è una canzone bellissima, è proprio una poesia. E poi perché veramente ti fa capire che il segreto della felicità è questo mollare, no? Questo mollare veramente, e lo sperimenta soprattutto la protagonista che ha un bel caratterino e una che non molla mai, come lo è nella vita, tra l'altro. Poi in realtà sicuramente è la nostra tentazione, ma è anche sicuramente anche un dono, no? Che la provvidenza, cioè noi uomo e donna sono fatti per funzionare insieme, quindi noi con la nostra desiderio di controllo, però vuol dire anche che siamo anche pronti a fare spazio, ad accogliere, a entrare in relazione, perché non ci arrendiamo mai, non molliamo mai, no? È importante avere accanto qualcuno che invece ci aiuti, un uomo, quindi, che ci dica qui puoi lasciare, puoi. Poi, insomma, la frase più ricorrente di mio marito è non si può fare tutto, che invece è l'esatto opposto del mio stile, è che se incastri, comprimi il tempo e lo spazio in qualche modo, in qualche angolo dell'universo, c'è un modo per far rientrare tutto in tutte le giornate. E questa dinamica appunto del maschile e del femminile che sono fatti con le reciproche tentazioni, problemi e difetti, però anche le qualità, questa dinamica del maschile e femminile, sappiamo che in questo momento se vai a dirlo in televisione sei subito tacciato di sessismo, no? Perché oggi diciamo, il pensiero unico dice che uomo e donna non sono entità con delle caratteristiche, ma sono uno stato d'animo che puoi scegliere, mentre io proprio ogni giorno vedo in me alcuni tratti appunto della tentazione femminile e anche nei figli, insomma, è evidentissimo che uomo e donna hanno un'impronta diversa e che sono fatti per imparare a convertirsi reciprocamente. E anche i protagonisti di questa storia vivono questa dinamica o loro sono più bravi? Sì, sono già risolti. No, beh, sicuramente ci sono anche tanti momenti che descrivono questo. Loro incarnano quelli che, vabbè, magari da alcuni potrebbero essere giudicati degli stereotipi, ma che poi stereotipi non sono, perché effettivamente lei ha molte caratteristiche, appunto, dei nostri peccati o nevrosi tipici del femminile, e lui incarna molti aspetti che sono magari le nevrosi del maschile o appunto quello che caratterizza magari di più gli uomini rispetto alle donne. Non credo in questo di aver creato dei personaggi stereotipati, fermo restando che parlavo anche di due persone reali, quindi anch'io ho sperimentato nello scrivere questo libro, magari modellando un po' anche i personaggi sull'esempio di queste due persone reali, che è proprio così, cioè. Non si scappa a certe caratteristiche dell'umano, cioè che noi donne abbiamo questa mania del controllo piuttosto che
questa capacità anche di non mollare mai, e che magari gli uomini possono essere un pochino più portati all'egoismo, al non dare la vita, eccetera, questo credo che sia piuttosto normale, anche se forse potremmo essere giudicate, ecco, un po', che parliamo per stereotipi, ecco, ma così non è, ecco. Penso che la vita reale ci dimostra che spesso succede questo, appunto, anche se, voglio dire, esistono le donne che cambiano le ruote di scorta, esistono gli uomini che cucinano, però, ecco, io ho visto anche, mentre questa mia amica, io interagivo soprattutto con lei, che mi raccontava la loro storia, magari mi raccontava anche tante cose del loro quotidiano, che poi magari non tutte sono finite nel libro, però insomma ci si ritrovava in quelle che sono le caratteristiche peculiari del maschile e del femminile. Mi sa che ci sono delle domande? Una domanda? Ma la facciamo leggere lei. No, arriva. La vuoi leggere? No. Cosa vuol dire mollare per un uomo e cosa significa per una donna? È la domanda. Guarda, ti rispondo dicendo cosa è voluto dire per i protagonisti di questo libro. Mollare per la protagonista femminile è stato forse mollare quest'idea che le cose dovessero andare sempre comunque come lei voleva, sia nella missione che nel rapporto col marito, che nel rapporto con i figli, eccetera, eccetera. Mollare per lui è stato in un momento preciso della loro storia, quello che lei chiama il suo istinto di autoconservazione, cioè quella cosa che magari a certi uomini impedisce di parlare dei propri sentimenti, di manifestarli anche apertamente, che poi forse magari è quello che certe donne rimproverano, no, ai mariti, di non essere, no, abbastanza. E quindi in un certo senso entrambi mollano alla fine di questo libro, cioè mollano quello che è un peso all'esistenza, perché poi in fondo quello che è giusto mollare è quello che pesa, no, nella vita. E un altro segno grandissimo di contraddizione di questa storia, segno per il mondo, è che l'identità dei protagonisti non è consegnata alla dimensione del lavoro, cioè oggi è uno dei segni, cioè l'uomo soprattutto, ma anche la donna ormai negli ultimi decenni, viene definito in base a quello che fa. Mi diceva un'amica che ha il privilegio per me enorme di stare a casa con i figli, perché se lo possono permettere, e lei dice, pur essendo, avendo fatto un percorso di studi, però dice, quando esco a cena con mio marito mi chiedono che cosa fai, dico sto a casa, faccio la mamma, basta, perdo qualsiasi interesse nella conversazione, si voltano tutti da un'altra parte, anche se appunto io personalmente la invidio e la trovo una persona interessante. Avere il coraggio di lasciare lui, lasciare appunto il suo lavoro ben retribuito, il paese, la sua posizione, e lei il lavoro del tutto, è un segno importantissimo, no? Cioè, un cristiano non riceve la propria identità dagli occhi del mondo, che giudicano in base ai soldi, al lavoro, soprattutto allo status, ma un cristiano è quello che è agli occhi di Dio. E un conto è dirlo a parole, un conto è dirlo con la propria vita, insomma. Sì, loro... No, sì, loro mi hanno detto che quando all'epoca presero la ferma decisione di fare i missionari,
scatenarono una specie di tsunami sia nei familiari che, come puoi immaginare, nei colleghi di lavoro, perché di fatto insomma, è abbastanza sconcertante che uno che lavora, ha un buon lavoro, è stimato professionalmente, ha un buon stipendio, molli tutto così per andare a fare una vita che da quel punto di vista non ti dà nessuna garanzia. E spesso loro mi dicevano, quando siamo partiti, qualcuno ci ha detto: siete stati un dito nell'occhio per molti. Perché? Sempre per la cosa che dicevo prima, cioè perché quando tu ti trovi di fronte a persone che fanno una scelta del genere, ci sono due tentazioni che sono entrambe pericolose. La prima è quella di dire: vabbè, ma questi sono due cretini, sono stupidi, vabbè. La seconda è però idealizzarli, dire: mamma mia, io non ce la farei mai, che due santi, che bravi. No, in questo libro, nell'aver voluto anche approfondire i caratteri dei due personaggi, ha proprio questo scopo semplicemente di far capire come anche una scelta così radicale si possa incarnare in due persone assolutamente normali. Perché queste sono persone normali, ecco, lo posso testimoniare, e che a un certo punto ricevono una chiamata, a cui dicono sì. Ecco, questa poi è quello anche che dicevo all'inizio, è il grande discrimine, no? Poi, questo sì, che forse tanti di noi sono chiamati a dire, no? Anche senza fare i missionari. Capiamoci, cioè nel proprio quotidiano, nell'obbedire alla vita, ai piatti da lavare, al bambino da pulire, no? Però appunto, l'importante credo sia proprio questo in realtà. Un'ultima domanda, c'è ancora tempo? Mi interessava, rispetto al tema del lavoro, mi interessava un po' in particolare la questione del lavoro femminile, che è secondo me una delle più equivocate oggi qui, almeno in questa parte del mondo, no? Perché si combatte sempre perché le donne possano avere più spazio nel mondo del lavoro, però si combatte in un modo univoco. Cioè c'è un dato di fatto dal quale non si può prescindere, che i bambini generano le donne e nei primi 3 anni di vita i bambini hanno bisogno di una relazione, se non totale, se non è possibile totale, però molto intensa, mentre oggi la legge italiana prevede 3 mesi di maternità, che è una follia secondo me, cioè pensare che un bambino a 3 mesi possa andare in un asilo nido. Accudito da estranei e tutto questo, questa contraddizione di fondo enorme non viene mai presa in considerazione quando si parla di lavoro femminile, cioè ci siamo lasciate convincere che fosse una conquista essere costrette perché ormai la maggior parte delle donne lavorano per necessità economica, costrette a dare la cosa più bella che abbiamo a qualcun altro e addirittura reclamarlo come un diritto e non come una necessità alla quale dobbiamo piegarci appunto per necessità. Non so, a me ogni volta che posso, a me piace provare a fare una riflessione anche su questo, cioè cercare di cambiare il mondo del lavoro per renderlo più femminile, più adatto al fatto che la donna ha come prima vocazione quella della relazione, ma non è che siamo plagiate, siamo dalla cultura patriarcale, è che proprio a noi piace, almeno a me e a tutte le mie amiche, a tutte le donne che conosco, piacciono le relazioni, piace avere tempo, perché dobbiamo essere costrette ad accettare uno stile di lavoro maschile con degli orari, dei tempi. Che prevedono dall'inizio del lavoro alla pensione lo stesso orario fisso, quando invece la vita di una donna è fatta di tante fasi, dei bambini piccoli, dei potenziali che hanno bisogno. Ecco, perché non, invece che pretendere di diventare come gli uomini, non pretendiamo che il lavoro femminile sia diverso?
non è proprio il tema del tuo libro, però so che ci intendiamo anche su questo. Credo che qui, cioè il pericolo, il grosso pericolo nel parlare di questi temi sia sempre il fraintendimento. Cioè, capiamoci, non è che una donna a cui piace lavorare ha dei figli, come una donna, voglio dire, a cui piace lavorare ha dei figli, non si deve sentire in colpa se se ne va qualche ora fuori al lavoro, perché magari evita questi figli di opprimerli, come a volte succede a me che ho il privilegio di fare la casalinga e basta. E così sarebbe giusto che una donna che invece deve lavorare per necessità possa avere dei periodi di tempo in cui, magari quando i bambini sono piccoli, poterci stare un po' più insieme, che è umano e naturale. Su questo, cioè, tu sei più brava di me, hai sempre sviscerato l'argomento in modo molto più esaustivo del mio. Io sono d'accordo, appartengo alla categoria delle privilegiate, nel senso che io scrivo perché mi fa piacere, ma non è che ci campo con questo. Con questo lavoro, e certo, se lavorassi avremmo più entrate, però ho anche 6 figli e penso che se li ho messi al mondo è giusto che mi assuma la responsabilità di passarci la maggior parte del tempo. Non so, magari i miei figli mi preferirebbero in ufficio 10 ore al giorno, però ecco, credo che su questo sicuramente, perlomeno in Italia, siamo un po' indietro. C'è un'altra domanda. Claudia P ci fa una domanda. È possibile chiedere all'autrice da dove è venuta la certezza della protagonista che avrebbe sposato quell'uomo non disposto a donarsi? Ah, ok. Sì, perché la protagonista del libro, la seconda volta che parla con quest'uomo che poi diventerà suo marito, gli dice: "Guarda, che tu e io ci sposeremo". E beh, questo devo dire che bisognerebbe chiederlo alla protagonista, però lei mi raccontò questa cosa in maniera molto divertente anche. Forse le venne dallo Spirito Santo, nel senso che poi quell'uomo se lo sposò davvero, nonostante all'inizio lui fosse un po' recalcitrante, però a me mio padre ha sempre detto: "Guarda, in una coppia è la donna che sceglie". Cioè, anche se apparentemente magari si fa corteggiare, però è sempre la donna che sceglie, quindi è vero. Io quando sono decisa mi scrivo per chiedermi come faccio a sapere che la persona giusta, io dico sempre non lo saprai mai, neanche dopo 30 anni di matrimonio, nel senso che a volte noi abbiamo l'idea che Dio sta lì affacciato alla finestra a guardare quello che facciamo, a vedere se indoviniamo la persona giusta, la scelta giusta, invece la nostra libertà è vera, è reale. Quindi noi veramente siamo liberi di scegliere, anche se a volte questo ci spaventa, però mi sostiene sempre la frase che diceva Don Giussani, che tu puoi sbagliare, ma Dio no. E quindi nel momento in cui benedice un'unione, lui poi si prende la responsabilità di dare la grazia necessaria a che questa unione regga. Ecco. E poi il dubbio, secondo me, rimane sempre. Cioè la famosa idea dello sliding doors che sta dietro in fondo, da qualche parte, se avessi fatto un'altra vita, se avessi fatto altre scelte, questi sono i pensieri del nemico, lo sappiamo, no? Quelli del tentatore che ci prospetta sempre un altrove migliore, più attraente. E mi sa che siamo in conclusione, io volevo chiederti se con i surgelati, come insomma, ti hanno sopportato in questi mesi di scrittura in cui sono andata avanti a surgelati, e se adesso sei tornata a impastare le fettuccine a mano, dimmi di no, ti prego. No, guarda, io
Come ho scritto nelle note biografiche, faccio la casalinga, ma i miei familiari dicono che non esercito, ed è vero purtroppo, nel senso che non è che passo la giornata a limarmi le unghie, ma diciamo che con quello che faccio arrivo a mettere dei pasti in tavola semidecenti, ma le fettuccine impastate a mano ci dobbiamo ancora arrivare, anche perché quattro dei miei sei figli sono sotto gli 8 anni, quindi immaginati tu che cosa può essere la vita di una casalinga con i bambini di quell'età. Ecco. Bene, quindi vedete che sei un consolo. Grazie, io penso che lascio la parola a Francesco. Allora, prima di tutto grazie perché penso sia un argomento che abbiamo trattato molto interessante poi per chi esercita il ruolo di padre di famiglia e sposo, sono parole che confortano e allo stesso tempo forse hanno anche qualche consiglio per affrontare meglio questa situazione. Diciamo che noi come libreria abbiamo avuto questo piacere e vogliamo dedicare a tutte le persone che hanno seguito questa diretta, la seguiranno dopo, magari quando questa diretta sarà finita perché rimarrà sulla pagina Facebook, la possibilità di ricevere a casa il libro senza spese di spedizione. Con questo Ex Libris, che è firmato da Susanna, che le ha firmati tutti e ce l'ha rimandati, con grande spirito amanuense, che verrà adesso seguita da Costanza, che dovrà firmare i suoi accanto alla firma di Susanna. E tutti quelli che ordineranno il libro scrivendo sulla nostra mail, che è lsp.romacop@stpaus.it, o scriveranno sulla pagina Facebook, lo riceveranno a casa senza spese di spedizione, con questo Ex Libris creato apposta per l'occasione. Ecco, Quindi io scusa, ringrazio Susanna. volevo anch'io ringraziare voi, volevo ringraziare Costanza intanto per avermi fatto la prefazione, perché sicuramente ci ha dovuto spendere tempo e energie. E niente, la ringrazio tantissimo anche per essere venuta qui a intervistarmi, anche se, cioè, Costanza Miriano che intervista Susanna Bo è come Sting che apre un concerto di Drupi, cioè è proprio Mi il sento massimo. un po' l'asta del microfono di Sting, ma adesso questo sento un po' ecco, un'asta del microfono del concerto, però diciamo, ecco, questo è proprio, mi è piaciuto molto questo spirito che c'è stato in questa presentazione. Quindi ecco, ricordiamo questa possibilità che c'è per acquistare il libro, ringraziamo ancora chi è Susanna e Costanza. Penso che il libro sia uscito, visto leggendo la relazione di Costanza, nel periodo migliore perché c'è tutto da cucinare freddo, c'è scritto che si cucerebbe il sugo se una persona inizia a leggere il libro. Adesso che è periodo di insalate di riso, pasta fredda, forse è il periodo migliore per leggerlo senza fare danni. Beh, tutto giù, Esatto. esatto. Quindi ringraziamo anche l'editore che ha scelto questo periodo adatto per far uscire il libro e noi vi diamo appuntamento alla prossima presentazione che è il 3 luglio con Padre Benanti che presenta il libro Digital Age, anche quello è un argomento molto molto attuale. Grazie a tutti e ci vediamo in libreria. Ringraziamo anche le persone che sono venute qua di presenza a distanza e con la mascherina che hanno anche già comprato il libro, di essere intervenuti e di essere stati alle regole che giustamente dobbiamo osservare per non far diffondere il COVID. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie.